Oggi vorrei introdurvi all'alfabeto inglese. Per prima cosa ve lo scrivo. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, detta anche Z. Quindi vediamo che in italiano ci sono 21 lettere, mentre in inglese ce ne sono 5 in più, quindi sono 26. Gli inglesi hanno una canzoncina carinissima che insegnano ai bambini per imparare l'alfabeto. E fa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? Quindi si canticchia l'alfabeto e poi dicono Now I know my ABC. Adesso conosco il mio ABC. Next time won't you sing with me? La prossima volta non canterai, nel senso, come proposta, canterai con me? In italiano anche abbiamo una canzoncina. Nel tempo ho notato che però ogni persona conosce una versione un po' diversa. Quella che conosco io fa A come avventura, B come bravura, C è il cagnolino che abbaia sul sofà, D come diamante, E come elefante, F come il fiore che sul prato nascerà. Per G c'è tanta gente, per H non c'è niente, immediatamente alla L passerò. L è l'animale, M meno male, N è a Natale, un bell'albero farò. O come occhio, P come Pinocchio, Q è quel bambino che con me verrà a giocare. R come Roma, S come strada, tutte le canzoni che con me vorrai cantare. O che bella storia vi ho raccontato, Z ho tanto sonno che a letto me ne andrò. Sotto le coperte tutte le parole fanno capriole, una fiaba sognerò. Ora, tornando all'alfabeto, a differenza dell'italiano, in cui c'è quasi sempre coincidenza tra la scrittura e la pronuncia, in inglese spesso capita che ci sia molta differenza.
Prendiamo ad esempio solo le vocali, partendo da EI. Alphabet. Asian. Apple. Come vedete, già in queste tre parole la stessa vocale A si pronuncia in modi molto diversi, prendendo anche contesti simili. La parola natura si dice nature, ma la parola naturale si pronuncia natural. Quindi, anche se l'etimologia è la stessa, la pronuncia della vocale cambia parecchio. Ora passando a E. Exit. Evening. Anche qui cambia parecchio. Ora I. Important. Shirt. Parola che sicuramente voi tutti conoscete, binaural. E anche qui questa lettera cambia molto. Un altro esempio che viene molto usato è la differenza tra twins, gemelli, Twinings, la marca da tè. Come vedete, le prime quattro lettere sono uguali, ciononostante twins, Twinings, cambia molto la pronuncia. Ora, O. Option. London. Both. E anche qui ho aperta, ho chiusa, o in questo caso quasi mangiata. E infine, ultima vocale. Plural. Crunch. Unique. E anche qui cambia molto la pronuncia della stessa vocale. Ora, in italiano, quando vogliamo fare lo spelling di un nome o di un codice, di solito usiamo i nomi di città. Quindi A come Ancona, B come Bologna, C come Como. Gli anglofoni usano il cosiddetto LAPD, Phonetic Alphabet. LAPD sta per Los Angeles Police Department ed è composto principalmente da nomi di persona. E quindi fa Adam, Boy, Charles, David, Edward, Frank, George, Henry, Ida, John, King, Lincoln,
Mary, Nora, Ocean, Paul, Quinn, Robert, Sam, Tom, Union, Victor, William, X-ray, Young, Zebra. Un altro che magari potreste aver sentito nei film è l'alfabeto fonetico NATO. È stato inventato negli anni 50 dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile. E questo è un po' diverso, non è con i nomi di persona, e fa Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-ray, Yankee, Zulu. Con questo penso di avervi detto tutto. Spero vi sia piaciuto e in caso vedrò di farne un altro.